Nel 2023 la Sardegna si è confermata tra le prime 5 destinazioni regionali in Italia per le vacanze di lunga durata, 4 giorni o più, mantenendo la sua posizione anche rispetto al 2022. Nonostante sia una delle destinazioni più scelte per soggiorni prolungati, la regione si classifica al 14° posto per le presenze turistiche totali in Italia. I dati mostrano comunque un calo del 3,4% nelle presenze turistiche rispetto al 2022 e del 6% rispetto al 2019, prima della pandemia da Covid-19. Il rapporto, che anticipa le tendenze per l'estate 2024 e si basa su dati Istat rielaborati da Confartigianato Imprese Sardegna, evidenzia anche l'importanza crescente del turismo esperienziale, un tipo di turismo che include esperienze culturali, sportive, enogastronomiche e di benessere in crescita, con i viaggiatori che spendono in media 1.000 euro per viaggio e durano tra i 2 e i 6 giorni. È un turismo importante, un turismo che dobbiamo cercare di trattenere nella nostra Sardegna. Come? Io credo che dobbiamo costruire quelle infrastrutture, sia viarie ma anche tecnologiche, ma soprattutto far conoscere la nostra Sardegna dal nord al sud. Questo credo che lo possiamo fare solo creando reti di imprese all'interno del mondo artigiano.